Record occupati, a novembre 24 milioni di unità, 30.000 in più rispetto al mese scorso. Ai massimi storici, donne e over 50. Disoccupazione giù di due decimali al 7,5%. Porto Livorno 2000, bocciata anche in Cassazione l'azione di Mobi ed MSC contro l'autorità portuale per la concessione a SDT di operare sul segmento passeggeri del traffico Ropax. Parlamento, riprendono le attività oggi alla Camera e decreto Mattei, la prossima settimana al Senato la riforma sull'autonomia differenziata. INAIL, bando per mezzo miliardo a fondo perduto alle imprese che investono nella sicurezza sul lavoro. Finanziamenti in conto capitale per il 65% del costo dei progetti. Esteri, il presidente francese Macron nomina il nuovo primo ministro e Gabriel Attal, 34 anni, socialista ed ex ministro dell'educazione. Succede alla dimessa Elisabeth Borne.